sensi di colpa e contrazione. Al contrario, hai valutato altri casi della tua vita, a cui non avevi dato la giusta rilevanza. Di certo, non hai rimosso né dimenticato, ma riflettendo, sei riuscito a esorcizzare e liberare di una prospettiva sbagliata, di cui per anni ti sei fatta carico. Per questo hai detto per sempre addio ad alcune persone e ne hai ritrovate altre. Adesso non ti senti un po' più leggera? Non sei un po' in fronte alla portata, il futuro, ma soprattutto il passato e tutte le conseguenze che si è trascinato dentro? È proprio così. Però adesso, Mario, ti prenderò quello che hai conservato per me, per tutto questo tempo. Anche per questo sono tornata. Ora sono pronta. Riavrò la speranza, la voglia di vivere, di lottare. Riavrò qualche sogno, qualche piccola emozione che troverò a trasformare in realtà. Vivrò la vita senza capire la ferita e senza il desiderio di volgermi indietro. Sarò consapevole che incontro a ciò che passò dovrò ancora andare, ma non smetterò lo stesso di camminare. Cercherò di non piangere più. Di piano e affrontiamo questa presentazione ascoltando il contenuto dell'opera letteraria. Questo perché l'autore non rivela se stesso nelle opere, ma l'autore si cela e racconta una storia più grande, che è la storia di tutta l'umanità, è la storia di ognuno di noi, la storia di tutti noi che siamo di fronte a un'esperienza inevitabile, che è quella del dolore. Tutta la poesia che è stata scritta, tutte le opere che sono state composte nella storia, cercano di affrontare nascostamente oppure chiaramente questo grande interrogativo: perché il mare, perché il male, perché il male ad alcuni, quale risposta possibile?
E qui stasera noi non solo facciamo memoria, un'operazione di memoria di una storia comune a tanti, tanti amici, ma facciamo soprattutto questa operazione interiore. Come si vince nella vita un'esperienza drammatica? Come si vince l'esperienza del dolore? Quali sono i percorsi possibili? Perché in questo testo che vi invito a leggere, perché al di là della leggerezza e del tono colloquiale con cui è scritto, in questo libro c'è una grande risposta. Questa figura, Irene, che è una figura, un archetipo che diventa l'archetipo di un certo tipo di amore, che è l'amore tra sorelle, Irene ci aiuta a capire come si passa da un appiglio di speranza, che è l'inizio del testo, come si passa da questa sensazione, la speranza, con il timore di non riuscire a farcela, come si arriva all'approdo, alla speranza, passando attraverso l'isola del dolore. Allora, noi parleremo di Irene, perché Irene è la protagonista, insieme a un altro archetipo che è Marta, perché Marta non è presente in prima persona, ma Marta è l'immagine che evoca a noi tutti il coraggio di combattere. Perché forse l'esperienza più bella che possiamo fare, noi che non proviamo in prima persona quello che provano le persone che affrontano delle situazioni drammatiche, quello che possiamo fare davvero è tentare di capire. Per questo siamo alla lettura di un libro. Senza le parole che vengono da chi prova certe esperienze non potremmo conoscere nulla. E anche facendo un grande sforzo di fantasia, sarà sempre molto difficile per chi è intorno alla persona, sarà per chi ama questa persona, sarà sempre molto difficile comprendere. Allora Marta qui è l'altro archetipo che insieme al mare, insieme alla luna, che sono i testimoni silenziosi di questa avventura, ci insegna un passo in più, perché noi non possiamo capire, ma attraverso il coraggio di queste persone possiamo crescere. Invece Irene, questo personaggio che si rivela completamente, che ci parla profondamente e senza veli dei suoi sentimenti, è quello che siamo noi ogni giorno, nella vita di tutti i giorni. Chi è Irene? Questo è un tradimento, però, eh? Questo è un tradimento. No, vabbè, formalizziamo un po', nel senso, certo. Ecco, diciamo, chi è Irene del libro. Certo. Allora, la maggior parte delle persone che hanno letto il libro e che poi sono qui presenti mi hanno fatto la stessa domanda. Chi è Irene? O meglio, volevano sapere se Irene sono io. Allora, diciamo così, che quando ho deciso di scrivere questo libro, volevo costruire un personaggio, volevo dare vita ad un personaggio. Quindi Irene in realtà è un personaggio. Irene non sono io, nel senso che sicuramente è molto forte la connotazione biografica e autobiografica, però trovo che il senso di questo libro non debba essere per forza ricercato in una autocelebrazione o esaltazione, insomma, di un proprio essere al mondo, perché altrimenti insomma, lo stesso valore del libro sarebbe veramente ridotto ai minimi termini. Io credo che ciascuno di noi in fondo ce l'abbia, no? Una storia bella, brutta da raccontare, triste, allegra, però nel momento in cui si decide di raccontarla a qualcun altro e a maggior ragione di scriverla, bisogna assumersi delle responsabilità. Quindi non si può pensare, diciamo, a questo libro, ma tu insomma l'hai ben capito, come appunto, diciamo, ad una storia che semplicemente è stata vissuta. Ce ne sono tante, purtroppo, ce ne sono state molte, ce ne sono ancora oggi, ce ne saranno. Io credo che il fine di questo libro invece vada ricercato in
nel tratteggio di un percorso verso i meccanismi del conoscersi e del conoscere gli altri e soprattutto poi nell'offerta di sé. Io volevo che questo libro fosse una condivisione, la condivisione di una storia vera, perché chiaramente insomma, tutti i versi presenti sanno che come una sorella si nasce e si ispira con una storia vera, però senza la presunzione di dare esempi o insegnamenti, volevo che appunto ci fosse questo riconoscersi nel personaggio. Quindi io nel momento in cui ho pensato a Irene non ho pensato a me stessa, anzi paradossalmente, questa poi è la cosa che mi ha diciamo più sconvolta, a un certo punto Irene ha cominciato a vivere da sola e più io cercavo di prendere distanze quando scrivevo e più invece finivo per identificarmi in lei, e questo è quello che poi credo diciamo sia un po' il fine della scrittura, dare la possibilità a chi legge di identificarsi, di riconoscersi in alcune situazioni e quindi insomma arrivare alla fine del libro con un qualche valore aggiunto, diciamo così. Questo per quello che riguarda Irene credo che sia sufficiente, senza insomma entrare troppo poi nel, diciamo, nel tecnico, perché non vogliamo annoiare. Invece un elemento tecnico io lo utilizzo ed è questo. Irene non parla in modo assolutamente colloquiale come vorrebbe far sembrare l'autrice, ma Irene utilizza la poesia. Ora, ho visto questa parola prima, Paola, mi è venuto in mente questo collegamento, emo-poietiche, e questa parola all'interno ha poiesis, questa radice, che è la stessa radice della poesia. Come queste cellule, immagino ed esumo, lavorano all'interno del sangue, così la poesia ha quest'origine poiesis perché è un fare. Che contraddizione! La contraddizione sta in questo, la cosa più astratta è invece un fare, cioè un ricreare. E allora Irene, quando parla di sé, quando parla del mondo, usa la poesia, non usa le parole che noi useremo tutti i giorni, ma piuttosto va in maniera assolutamente spontanea in queste descrizioni che io spero di incuriosirvi a leggere, perché utilizza gli stessi schemi della poesia per rappresentare quello che non si può effettivamente rappresentare, ed è la profondità di alcuni sentimenti. Montale dice, in un testo sempre di Ossi di Seppia, per l'azzurro del cielo un uccello di mare se ne va, e mai non resta, perché tutte le scritte portano inciso più in là. Ecco, questo è l'oltre di Irene, il più in là, perché non è solo un andare dentro, ma è anche un guardarsi intorno. È vero che ha un cammino di crescita, ma la crescita non è una crescita personale, non è una crescita interiore esclusivamente, è una crescita rispetto a una dinamica dell'esistenza, rispetto alle domande irrisolte. Allora, quando ho letto questo libro, il primo collegamento che mi è venuto in mente è stato quello di Santa Teresina del Bambino Gesù, Teresina di Lisieux, che proprio intorno agli 8 anni e tra gli 8 e gli 11 anni non solo scopre il suo mondo interiore, non solo viene toccata dalla bellezza di essere questo fiore, il più piccolo fiore del giardino, di un giardino sacro, ma inizia il suo cammino e si sviluppa il suo cammino attraverso la sua poesia. E così mi è venuto in mente questo collegamento, perché qui troverete delle espressioni molto crude di poesia attualissima e che cadono semplicemente nel testo e ci improvvisamente, senza che noi ce ne accorgiamo, aprono una porta. Dice una psicoterapeuta junghiana, Clarissa Pinkola Estés, in uno dei suoi libri più famosi, Donne che corrono con i lupi,
Ogni giorno ci accade che si aprano queste porte. Succede perché una persona c'è di fronte ed è la nostra porta. Succede perché guardiamo il mare è la porta. Succede perché troviamo l'osso di seppia. E accade che si apre questa porta, e questa porta è la porta dell'anima. Attraverso questa porta dell'anima noi incontriamo un mosaico in questo libro di vite faticose, di tutto quello che può girare intorno a un'esperienza drammatica, che è un'esperienza principalmente di coraggio, ma è comunque un'esperienza drammatica. E c'è questo mosaico di vita di tutti i giorni che però per Irene è motivo di apprendimento, nel combattimento della vita. Poi ci sono dei personaggi che sono questi personaggi che passano solo, che passano e lasciano una traccia che però è indelebile. E quindi l'invito a leggere il libro è per scoprire qualcosa di noi stessi. Ora, il rapporto tra sorelle non è un rapporto esclusivamente biologico. L'idea di sorellanza è molto più complessa e molto più universale. Quindi sono sorelle le persone che sono amiche, che si incontrano su un piano profondo, sono sorelle le persone che si incontrano e condividono gli stessi valori, o anche le anime che si incontrano e che tentano di scrivere la propria storia. Allora, dopo Irene, vorrei che raccontassi, però solo per incuriosire, la scelta di Montale e la scelta di questo libro. È pieno di dediche, di ringraziamenti, che sono volontari e sono anche sottaciuti. Ecco, questa scelta. Allora, Montale è uno dei miei poeti preferiti. Diciamo, vabbè, la scelta intanto perché Montale appartiene, diciamo così, all'universo ligure, quindi tutto ciò che è nel libro, il paesaggio ligure, richiama un po', ecco, la poesia di Montale. Ma non solo per questo. Io, tornando ad Irene, volevo regalare a questo personaggio un momento di straordinarietà. Adesso, volendo utilizzare un po', diciamo così, un po' il linguaggio della critica montaliana, io volevo che per lei, per un momento, per un istante, si potesse aprire quel famoso varco. Io volevo che lei trovasse l'anello mancante. L'anello mancante è come se fosse, no, una catena, e manca quell'anello che congiunge i due estremi. Quando si trova, il cerchio si chiude. E non è dato sapere, non è dato trovarlo, se non in momenti eccezionali. E chiaramente la poesia di Montale si interroga proprio, insomma, su questa condizione dell'umanità. Quindi, diciamo che, tornando ad Irene, io volevo che lei vivesse questo momento di straordinarietà, che è appunto la consapevolezza. E la scelta delle poesie poi, insomma, andava sì, sia in base alle mie preferenze personali, ma poi, insomma, Esterina rappresenta proprio, ecco, questo momento di conoscenza nel momento in cui entra in contatto con il mare, quindi poi questo si lega anche al tuffo di Irene nel mare. E quindi, ecco, la scelta di Montale era, ecco, di questo tipo. Infatti, con l'occasione del testo possiamo rileggere delle poesie che probabilmente non abbiamo mai più letto, penso, dai tempi della scuola, e che anche questi rappresentano un percorso dell'anima. Quello che è interessante all'interno di tutto il libro è il fatto che il libro in sé non si esaurisce nella semplice storia. Ogni pagina di questo libro apre delle questioni che l'autrice riconosce in quello che c'è intorno. Prima accennavo al mare, accennavo a questa luna che addirittura impersonifica i sentimenti dell'autrice.
Pensate quale desiderio di distacco dal dolore si può arrivare a tentare di percorrere. Noi tutti cerchiamo di farci forza col distacco, il testo è in terza persona, infatti. E in realtà questo distacco ha aiutato soltanto e aiuta chi legge il libro ad arrivare verso la consapevolezza, che è uno di questi compiti che non credo che potremo mai esaurire, ma è anche un compito dei nostri giorni. E una cosa per concludere vi chiederei che l'emozione di scrivere un testo che è liberatorio, che è catartico, ma che riesce anche a dare prospettive. L'emozione è oggi, davanti a tutti questi interventi, alle parole delle persone che hanno letto il mio libro. Questa è stata la più grande emozione per me. Nella scrittura, chiaramente, insomma, entrano in gioco tanti fattori, è chiaro, no? L'esperienza dolorosa ti lascia delle ferite e ti segna per sempre, per cui penso di non dover spiegare quello che è stato scrivere questo libro, però la più grande emozione è poi la condivisione. Hai dato un bel
ringraziando Ines, prima persona, per la sua amicizia, per il suo libro, attraverso il quale io l'ho conosciuta, che comunque abbiamo parlato tutt'altro, meno che di me e di lei. E lei mi ha fatto dono di questo libro e io ho conosciuto dove era, dov'è e dove vuole andare. Perché comunque attraverso la storia di Irene, in un certo senso, ho capito tante cose di lei. Quindi la ringrazio. Ringrazio voi per essere qui e vi auguro buona serata. E ringrazio ancora tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento. Come dicevo, questo è uno dei tanti eventi che stiamo organizzando nell'ambito del lavoro che stiamo facendo per la biblioteca di Chiocchiano. Sono orgogliosa di dirlo, già abbiamo organizzato due eventi con due donne che vivono a Chiocchiano, abbiamo scritto due libri. Una è una signora, abbiamo presentato il suo libro ad aprile, e poi c'è Irene. E questo è uno spirito con il quale vogliamo lavorare, far conoscere i locali, le eccellenze locali, le persone che si impegnano quotidianamente per fare cultura, per far conoscere la loro esperienza, il loro amore per i libri, il loro amore per la poesia, il loro amore per la cultura. Grazie Irene, grazie Ines.